Ciao, sono Roberto Gagliardi e oggi vi faccio sentire questa bellissima RG 1570 del 2009. Ok, avete sentito il primo dei tre esempi di questo video utilizzando sempre la 1570 all'interno del Line 6 HX Stomp. Ho utilizzato un preset con un Vox AC30 tirato per il collo per ottenere un suono crunch, ed è interessante notare come una chitarra nata esclusivamente per fare metal e hard rock comunque trovi il suo senso in un contesto diverso e riesca a far venire fuori tante caratteristiche del playing del chitarrista, ecco. Adesso passiamo a un prossimo esempio, decisamente più spinto, e suonerò un brano di Guthrie Govan, che si chiama Arctic Crawl. L'ultimo esempio che vi lascio è quello un po' più dinamico ambient. Ho voluto utilizzare le posizioni intermedie perché sono un po' dimenticate dai più. Queste permettono di splittare i due humbucker nelle posizioni 2 e 4, miscelandoli in parallelo con il singolo al centro. Il suono l'ho ottenuto con un amplificatore distorto, ma ho tirato giù un po' il volume, e ho suonato anche a dita. Tutto questo per appunto tirar fuori le dinamiche da uno strumento notoriamente piatto e estremo, ecco. Io vi consiglio di mettere mi piace e di iscrivervi se il video vi è piaciuto, e ci vediamo al prossimo video.